Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui con l'ennesima diretta di questa lunghissima giornata. Siamo qui a presentare sempre i nostri corsi brevi. Oggi adesso parliamo di character design, ovvero come imparare a progettare personaggi di ogni genere e stile. Questo corso ha una durata di 20 lezioni da 3 ore e quindi molto probabilmente lo terremo forse da settembre più avanti. Comunque, seguiteci per essere aggiornati. Io mi presento, sono Mario Checchia, il direttore della Scuola Internazionale di Comics di Torino. Con me ci sono Rossano Stefanin, affermato illustratore che ha lavorato per moltissime case editrici, ne cito solo qualcuna: Paravia, Löscher, Latte, SC, il Capitello, e il nostro docente storico di illustrazione. L'altra ospite è Stefania Vincenzi, illustratrice e animatrice, ha collaborato, diciamo, a cartoni animati notissimi, tra cui La Gabbianella e il Gatto, La Freccia Azzurra, La Pimpa, e con diverse case editrici come illustratrice. E io adesso vi lascerò in loro compagnia, presenteranno, diciamo, il corso. Vi ricordo anche che durante la diretta potrete tranquillamente scrivere nella chat, potrete ricevere risposte dal vivo al momento, oppure scrivere, diciamo, la nostra mail o telefonare a scuola se volete prenotare un colloquio orientativo personalizzato. Vi lascio qui allora. Ciao Steffi, ciao Rox, ci vediamo dopo o prima della fine. Ciao. Ciao a tutti, allora io sono Rox, qualcuno magari mi ha già visto stamattina con la presentazione dell'altro corso breve che seguo, quello di disegno base. Oggi invece parliamo brevemente, per quanto si possa fare brevemente con tutti questi corsi, perché in realtà sono corsi che aprono finestre su elementi del mondo dell'illustrazione, del disegno, dell'animazione. Molto importanti, quindi parlarne brevemente è un bell'allenamento complicato anche. Però con Stefania ci proviamo. Noi appunto seguiamo il corso di character design. Sì, io dal punto di vista più del character design legato all'illustrazione, quindi al libro cartaceo, Stefania dall'alto della sua esperienza invece di animatrice. Che cos'è il character design e perché è fondamentale? Character design, un po' come accennava Mario nella sua breve presentazione, è dare carattere a un personaggio, e non solo a un personaggio umano, a un personaggio animale, quindi costruire tutte quelle caratteristiche che lo rendono riconoscibile. Ecco, vedete, è una figura professionale che crea e inventa un personaggio originale. È un lavoro molto importante perché? Perché è molto vasto, innanzitutto. Cioè, nel momento in cui noi cominciamo a pensare a una storia, gli diamo un ambiente, gli diamo delle caratteristiche che possono essere caratteristiche fisiche, storiche, di abbigliamento, di postura dei personaggi, personaggi maschili e femminili, animali che accompagnano. Poi, come sicuramente avrete visto sfogliando libri illustrati piuttosto che guardando film di animazione, ci sono modi e modi di interpretarli. Quindi uno può avere un rapporto più realistico, può avere invece un rapporto più deformato, quindi più pupazzoso, più per bambini, più per ragazzi. La cosa importante è quella proprio di cominciare a ragionare su che tipo di forma dare ai personaggi, nel senso che abbiamo delle caratteristiche specifiche che appartengono. Intanto vedete nelle slide che passano che ci sono degli elementi che contraddistinguono il carattere dei personaggi legati a tutto, quindi sia ai marchi pubblicitari che alle action figure, ai pupazzetti, è tutto legato comunque al character design. Banalmente vedete i Minions non sono poi altro che delle forme arrotondate e ovalizzanti a cui vengono applicati gli occhi. Sono dei personaggi che hanno delle caratteristiche di un certo tipo, sono comunque molto simpatici, molto cacciaroni, hanno comunque quindi una forma che richiama immediatamente questo tipo di carattere. La cosa essenziale è proprio quella di dare carattere, no, Ste?
Sì, assolutamente. Infatti la parola character non a caso ci restituisce questo. Il personaggio dovete immaginare che è a tutti gli effetti quello che potrebbe essere nella live action un attore. E quindi come un attore deve avere carattere, deve sapere esprimere le sue emozioni e renderle molto chiare, molto esplicite a chi dovrà fruire di questo prodotto, che sia un libro, che sia un cartoon, che sia una pubblicità. E quindi a seconda anche del target, del tipo di dell'età appunto del pubblico a cui si rivolge, dovrà cercare di essere il più accattivante, il più espressivo possibile. Questo si può fare, bisogna appunto imparare anche a gestirsi con stili diversi, a tenersi aggiornati su quello che è diciamo quelle che sono le tendenze del momento, ma stando anche attenti a non seguirle troppo, a non essere troppo imprigionati in uno stile, a non essere troppo vittime della moda. E quindi così come il character deve avere carattere, anche chi lo crea in un certo modo deve avere un suo stile e deve sapersi distinguere proprio per quello che mette dentro, per l'anima che riesce a mettere dentro il disegno. Cioè non basta solo il bel disegno, ma ci vuole anche un qualcosa in più che lo renda particolare, diverso da quanto si è già visto, e si è già visto tantissimo, giusto Rox? Esattamente. Poi contate appunto che a differenza magari del lavoro dell'illustratore, che di solito lavora un po' in quarantena, no, per così dire, perché poi di fatto l'illustratore come il fumettista tendono ad avere una vita lavorativa abbastanza solitaria, fai il tuo lavoro, quindi puoi costruirti dei mondi e a applicare la struttura del carattere del personaggio, e quindi cominciare proprio con delle forme singole. Poi adesso magari switcho con la telecamerina e vi faccio vedere man mano che parliamo anche qualche esempio. Nel campo dell'animazione, ad esempio, si lavora facilmente in staff, e quindi ci sono proprio delle caratteristiche che devono essere uniformate, no? Adesso poi magari Stefania ve lo racconta un po' meglio. Chiaro che nell'animazione non c'è un poveraccio che fa tutto. Quindi banalmente, no, se prendiamo come esempio Ratatouille, il film Disney, è formato da tutta una serie di personaggi che hanno delle caratteristiche fondamentali, precise. Intanto c'è un mondo fatto di topi, e in quel mondo fatto di topi ci sono topi e topi, e quindi bisogna già cominciare a pensare di partire col rapporto sull'animale. Ecco, vedete alcuni elementi, ecco, qua si vede proprio il rapporto con Ratatouille, e Ratatouille ad esempio è proprio questa caratteristica. È un film secondo me da studiare molto attentamente, perché non ci sono solo i topi, e quindi lavorare sul piano dei topi e costruire ogni topo a sé, con delle caratteristiche ovviamente, vedete ad esempio la forma degli occhi, la lunghezza del muso, quindi cominciare a dare delle caratteristiche che diventino un fil rouge, che legano tutti i personaggi. Non puoi avere un topo fatto in questo modo, un topo iperrealista, ok? O magari scivolare in un ambito differente. Non basta solo quello. Dopo i topi di Ratatouille si passa agli umani di Ratatouille, e quindi bisogna lavorare anche su quel livello di caratterizzazione, e i due mondi devono essere compenetrati. Quindi ci deve essere una linea che permetta all'occhio di percepire che il mondo nella sua armonia funzioni. E poi non basta solo quello, perché il carattere non è poi solo sui personaggi, no, Ste? Ma si comincia anche a lavorare sull'ambiente che li circonda, perché poi chiaramente case, tavoli, piattini, tazzine, cioè tutto deve avere una sua linea, giusto? Certo, infatti è importante anche sottolineare che le professionalità legate al character sono molte. Ci sono addirittura in una grande produzione di animazione delle persone che si occupano solo di risolvere quelle che sono le questioni legate agli oggetti, quindi quelli che si chiamano props. Quindi in quel caso ci sarà qualcuno che inventa tutti gli oggetti secondari che appartengono però alla produzione, quindi devono essere in armonia, come giustamente diceva Rox, con il personaggio, con i background, con il mondo a cui appartengono. E questo ad esempio può essere un ottimo trampolino di lancio per un aspirante character designer. Magari non si è ancora così pronti per affrontare il discorso del creare un character da zero, ma si può essere
già molto appagati a riuscire ad entrare nel mondo dell'animazione o appunto della produzione, creando i props che sono gli oggetti legati alla produzione. Quindi, se un personaggio prenderà in mano una bottiglia, la bottiglia è stata studiata precedentemente. Perché immaginatevi che in una produzione, a cartoni animati, lavorano molti animatori e quindi nessuno deve avere facoltà di inventare nessun oggetto o nessuna particolarità del personaggio che non sia comune a tutti gli altri animatori, a tutti gli altri disegnatori. Un po' come potete pensare per Topolino, anche se il discorso è un po' diverso per la rivista, perché ci sono stati grandi autori che comunque hanno potuto dare una propria impronta, mentre invece in una produzione animata questo stonerebbe, perché non si tratta di racconti, di capitoli a sé stanti che uno va ad acquistare settimanalmente in edicola, ma si tratta di un prodotto che ha una sua fluidità. E se io al cinema vedessi in una scena un personaggio diverso rispetto alla scena dopo, me ne accorgerei immediatamente e questo creerebbe un po' di smarrimento nello spettatore. Esattamente. Tanto adesso, giusto così, molto velocemente, no, per farvi capire che cosa si intende. Intanto vedete come, scusate, cerco di inquadrare al meglio possibile, devo ancora abituarmi alla dinamica con la telecamerina. Allora, si parte da forme geometriche. Alle volte si ha un po' la sensazione di dover arrivare subito all'obiettivo, no? Ah, voglio fare un topo, topo, finito. Magari di botto può anche essere che possa funzionare a livello proprio di caratterizzazione, ma non hai messo a fuoco la forma fondamentale. Ad esempio, ragionare su una forma sferica per quanto riguarda il blocco della testa e magari cominciare a pensare che il volume del muso possa essere una sorta di cono leggermente inclinato. Notate come si lavora tantissimo su forme morbide, ok? Caratterizzare significa anche pensarli in movimento, cioè i personaggi non sono da fotosegnaletica in caso di arresto, no? Quindi frontale profilo, ma c'è un movimento dinamico, si muovono. Questo, ad esempio, ci può aiutare se cominciamo a pensare magari a un movimento successivo. Quindi, che ne so, se io il mio topino inizialmente ce l'ho fermo, statico, e magari comincio a pensare anche. Intanto si parte da una considerazione fondamentale. Poi stesse ti vengono anche input, interrompimi pure, intervieni. La deformazione, per essere funzionale, deve partire dalla conoscenza della realtà. Se voi dovete lavorare su una figura umana piuttosto che su un animale, la cosa fondamentale è sempre quella di cominciare a guardare come sono le cose nella realtà. Se devo disegnare una volpe, se devo disegnare un gatto, se devo disegnare un topo, vado a guardare come sono nella realtà. Fotografie, immagini, poi se avete animali a casa ancora meglio, potete fare un sacco di fotografie, vedere come sono nella loro dinamica, cominciare a pensare proprio come muovono le zampine davanti e dietro. Solo se ho quel tipo di impostazione riesco a capire come posso farlo muovere successivamente. E come vedete, nel caso proprio di un movimento, ad esempio, posso pensare a un movimento di corsa dinamica, quindi può passare dalla fase bipede antropomorfizzata. Quindi l'animale spesso e volentieri troviamo come nei film di animazione o nei libri illustrati, ma anche nel fumetto, si fa la stessa medesima cosa anche nel campo del fumetto. Gli animali tendono ad avere un rapporto antropomorfizzato. Cosa si intende? Che semplicemente smettono di essere quello che sono nella loro vita normale, e quindi magari da quattro zampe passano a due zampe, parlano, si vestono, quindi si comportano esattamente come se fossero degli esseri umani, pur mantenendo le loro caratteristiche di animali. In questo caso vedete come andare a studiare la forma, quindi che ne so, si parte con una sfera per quanto riguarda il cranio, poi glielo allungo in maniera più o meno allungata, secondo anche del tipo di caratteristica che voglio dare all'animale. Determino la forma del corpo, che in questo caso io ho studiato a goccia leggermente morbida, ma sono tutte forme che io continuo a recuperare in tutte le fasi successive.
Se non memorizzo la forma originale, difficilmente riesco poi a muoverlo successivamente. Quello che accade spesso è quello di perdersi poi in fase successiva, no? Magari nel one shot, cioè nel colpo secco, funziona, quando lo devo replicare successivamente non riesco più a farlo funzionare. Perché? Perché non ho studiato il carattere, e cioè non ho deciso ad esempio che il muso ha un certo tipo di lunghezza. Se quel muso ha quel determinato tipo di lunghezza, io non me lo perderò mai. Le orecchie, se decido che hanno un certo tipo di forma, le replicherò sempre con quel tipo di forma, che sia di tre quarti, che sia di profilo, che sia slanciato, che sia in movimento. Questo proprio per evitare magari di cambiare la forma delle orecchie ogni singolo frame. Vai Ste, vai. Sì, provo a condividere il mio schermo, perché mentre tu facevi il tuo character ho provato a dare l'esempio di come appunto il character l'ha creato Rox. Io ho provato a fare una cosa simile immaginando che in animazione è molto importante quella che si chiama line of action, che a seconda dell'azione che il personaggio deve compiere o dello stato d'animo che il personaggio deve assumere, è importante anche avere ben chiara una sorta di linea che percorre tutto il corpo. In questi due schizzi veloci, come potete vedere, questo topone un po' cicciotto è affranto, e quindi oltre al volume, alla costruzione, che giustamente è sempre la cosa da cui partire, come vi ha fatto vedere Rox, è importante anche avere presente nella testa quale può essere la line of action legata a quel momento del personaggio. Quindi deve descrivere molto bene qui un personaggio, ipotizziamo che stia annusando l'aria felice, ha sentito l'odore di un buon formaggio, diamogli proprio uno slancio particolare verso l'alto, una postura che sia molto leggibile, molto chiara, che la silhouette si lasci decifrare con grande facilità, e allo stesso tempo appunto personaggio invece affranto e triste, tutto deve partecipare, non solo l'espressione, cioè come diceva lui prima, non basta fare una sorta di manichino con solo la boccuccia triste e dire ok, il mio personaggio è triste. Questo può valere veramente per un pupazzo di neve immobile, no? Ma se il mio topo è triste, io devo trovare veramente il recitato di questo personaggio, immaginare di essere, di umanizzarlo, perché poi noi associamo tutto alle nostre emozioni. Quindi è vero che un topo magari non si è mai sentito triste in vita sua, ma noi vogliamo vederlo triste. Quindi come sto io quando sono triste? Avrò le spalle basse, la testa, guarderò verso il pavimento. Quindi è più facile associare delle emozioni e rendere il personaggio credibile a tutti, che non partire con delle idee molto astratte. Quindi è giustissimo quello che diceva Rox, di conoscere prima qual è la realtà, andare a guardare come è fatto realmente un animale, in questo caso il topo. E un'ultima cosa che ci tengo a sottolineare è che bisogna fare anche molta attenzione al peso. I personaggi hanno un peso generale, cioè possono essere grassi oppure magri oppure normali, diciamo, normali. Ma oltretutto, quando assumono una postura, noi dobbiamo pensare al peso, dove lo mette il peso questo personaggio, in quel momento, su quale gamba appoggia di più, su quale arto sta facendo leva, quale arto deve tenere libero, leggero. Questo è importantissimo. Molto spesso noi insegnanti vediamo dei disegni gradevoli dei ragazzi, ma che non hanno ancora la consapevolezza di tutta questa serie di informazioni da gestire. Per questo motivo uno degli scopi del corso è proprio anche di insegnare a osservare quello che già c'è, che voi potete vedere quotidianamente anche quando salite sul metro. Osservando tantissimo la realtà, avrete tutta una serie di informazioni che vi porterete sempre dietro e che vi verranno utilissime anche quando farete qualcosa di estremamente fantasioso, che magari nella realtà non esiste. Quindi possiamo proprio invitare chiunque a stare molto attento a quello che fa. Non basta solo lo stile, come diciamo prima, ma ci vogliono le basi, le famose basi servono. Rox, ci stai facendo vedere che cosa in questo caso? Sì, allora, solo una piccola evoluzione, perché poi chiaramente uno comincia ad arricchire il personaggio magari mettendogli gli occhi. E quindi, ad esempio, ecco, vedete la scelta magari di un occhio
ovale con la sua pupilla dentro, piuttosto che magari fargli semplicemente la pupilla più grande o più piccola. Cambia molto, perché in una figura dove gli occhietti sono semplicemente un puntino, raggiungiamo un livello di espressione magari più tenera, più buona. Si trova molto spesso in una fase di disegno quasi veicolato all'età prescolare, no? Avere proprio questi puntini molto piccoli, molto ravvicinati, perché tendono a rendere il personaggio molto più paffuto, più tenero, mentre invece in una situazione del genere si può avere un occhio un pochino più espressivo. Quindi, che ne so, ecco, magari si può passare dal topino seduto e quindi dargli intanto la postura con l'appoggio prospettico necessario. Giusto sempre questo per arrivare a dire: attenzione a non mettere le figure statiche e statuarie, perché non si riesce a caratterizzarlo. Il carattere è formato non solo dalle forme, e poi appunto abbiamo forme che definiscono anche i caratteri. Ad esempio, magari se riusciamo a recuperare la slide dove c'è proprio la parte con gli aspetti geometrici, no? Quindi di solito se lavoriamo sulla sfera lavoriamo su figure bonaccione, tranquille, buone di carattere. Per fare un esempio, Up, il film della Disney, lo scout, quello buono, quello ingenuo, è costruito su un cerchio. Il nonnino, che invece è rigido, chiuso oramai sulle sue posizioni, è costruito su una forma quadrata. Il cattivo di Aladdin è strutturato su una forma triangolare. Eccole qua. Vedete come ci sono proprio delle caratteristiche geometriche a cui fare riferimento. Vedete appunto il triangolo, la lunghezza, no, della figura, e quindi anche la lunghezza comunque ne determina l'asciugatura, lo snellimento della figura, ne determina una caratteristica legata proprio al fatto che magari sia una figura spigolosa, sia una figura segaligna, difficile con cui averci a che fare. Mentre invece il personaggio che vedete qua, quello dove c'è il sultano invece è bonaccione e di nuovo è costruito su una forma arrotondata. Il genio invece è una figura eterea, di movimento, è uno che comunque la sa lunga, e quindi si lavora sulla parte sferica che termina invece più a punta. Quindi si comincia a fondere questi elementi. È importante conoscere questi elementi per poter far sì che un carattere in fase di partenza funzioni. La base è questa. La base fondamentalmente è conoscere l'aspetto geometrico e lavorare su quell'aspetto lì. Vedete, qua ci sono altri riferimenti, vedete le figure più alte, più basse, però notate come ad esempio la forma degli occhi sia sempre uguale, e questo già è una di quelle caratteristiche che crea un filo conduttore. Quello che diceva prima Stefania, cioè il fatto di fare attenzione e dare comunque una riconoscibilità a tutto il rapporto di costruzione nel mondo in cui stiamo lavorando. E questo si fa sia per l'illustrazione che per l'animazione che per il fumetto. Questo è il percorso fondamentale. Qua vedete alcuni esempi. Ecco, vedete proprio le strutture, vedete anche il cane, sono due sfere, però si arriva a quell'obiettivo. Quindi se il cane ad esempio fosse stato quadrato, sarebbe stato a livello caratteriale differente, no Ste? Certo, certo. Infatti la scelta di utilizzare una forma più spigolosa è caduta sul nonnino, che infatti oppone molte resistenze al personaggio del bambino che gli si presenta pieno di buona volontà. E quindi quello che dici è assolutamente vero. È importante riuscire ad armonizzare comunque, malgrado l'utilizzo di forme diverse, i personaggi tra di loro, e direi che qui la Pixar ci è riuscita sicuramente. Non facciamo fatica a ricondurli tutti a un unico stile. Certo. E come dicevamo, anche tutto ciò che circonda poi i personaggi devono essere caratterizzati. Quindi il lavoro di caratterizzazione non si ferma solo ai personaggi e agli animali che vivono assieme ai personaggi, ma se facciamo il vecchietto di Up, ecco qua ad esempio ci sono tutte le varie combinazioni, quindi
a quali caratteristiche appartiene il quadrato piuttosto che il rettangolo, il triangolo, e poi il rapporto anche di distacco dal piano terreno, piuttosto quindi lavorare sul verticale invece che sull'orizzontale. E queste caratteristiche sono importantissime da memorizzare. E allo stesso modo poi devo lavorare anche su tutto ciò che è l'ambiente circostante. Paperino non sale sulla sua macchina a caso, la macchina di Paperino ha delle caratteristiche specifiche che identifichino il mondo di Paperino, quindi non potrebbe mai salire su una macchina di una struttura differente. E qua vedete tutta una serie di esempi, quindi Shrek, tutto il rapporto anatomico. Chiaramente nel corso di character design abbiamo anche una parte di anatomia che è svolta dalla nostra collega Marilisa Serra. E perché abbiamo anche una parte di anatomia? Perché se non conosco l'anatomia faccio fatica a costruire i personaggi. Nel senso che anche lì, vediamo tante volte come all'inizio uno proprio si metta lì e disegni su, cercando di raggiungere subito la costruzione del personaggio. Magari guardandosi anche una reference, no? Se voglio disegnare un personaggio fantasy, magari mi guardo Frodo e cerco di disegnare un hobbit. Ma se non ho ben chiaro qual è il rapporto strutturale, anatomico della figura umana, faccio veramente una fatica selvaggia. Come dicevamo prima, magari ti viene bene una volta, quando lo devi replicare. Sì, devo dire che è fondamentale persino per disegnare uno stickman convincente, avere un minimo di idea di quale sia l'anatomia umana, perché a volte mi capita di avere a che fare con degli allievi che armati di ottima volontà però non si rendono conto di dove posizionare ad esempio le articolazioni, e tutto questo se non è ben chiaro al terzo disegno inizia a creare un sacco di problemi, perché appunto finché riesce a disegnare per una serie di circostanze fortunate il personaggio in una posizione buona va tutto bene, poi quando ti si chiede di metterlo in un'altra posizione che non ti è così chiara anatomicamente è molto faticoso. Quindi ci vuole anche in questo una buona dose di umiltà e di buona volontà per imparare come è fatto l'anatomia umana, perché da lì poi si basa tutto ed è veramente sempre un bagaglio che ci serve, sia che poi vogliate andare a fare i fumetti per la Marvel dove è fondamentale al quadrato, sia che poi invece vogliate fare delle cose vostre molto semplici o che andiate a illustrare libri per l'età prescolare, dove i personaggi sono sicuramente molto più semplici e più stilizzati. Ma in ogni caso, se non c'è una buona conoscenza, aggiungerei anche un po' della prospettiva, perché spesso ci sono delle difficoltà a far vedere che il personaggio è ben inserito in un contesto. Se il personaggio è anche disegnato bene e sembra credibile, ma poi non si è in grado di posizionarlo nell'ambiente correttamente, non si riesce a dare la stessa prospettiva ai piedi rispetto al pavimento su cui poggia, ecco che tutto si sgretola e il mio disegno non è più convincente. Invece io devo convincere, perché il mio ipotetico cliente vuole una cosa che a colpo d'occhio funzioni, e questo è fondamentale, impararlo e avere pazienza per costruire piano piano quella che può essere una carriera molto sfaccettata, molto entusiasmante. Quindi sicuramente vale la pena di investirci un po' di fatica iniziale per aprirsi più porte possibili. Certo, anche perché poi non pensiate che il carattere di un personaggio arrivi immediatamente. Il carattere di un personaggio può richiedere anche giorni e giorni di sperimentazione, di prove, di cambiamenti. Lavori su una figura maschile, su una figura femminile, sei nel noir, c'hai il gangster, c'hai il poliziotto, c'hai la femme fatale. Cioè, sono tutte caratteristiche comunque che devi cominciare a buttare all'interno della costruzione del tuo personaggio. E queste cose qua arrivano, un po' come dicevamo anche stamattina, fondamentalmente da una cosa. Nutrimento della creatività. Guardare. Disegnare. Nulla viene da sé, cioè non è il foglio bianco su cui poi uno si mette e comincia a buttare giù due cose, anche perché altrimenti il rapporto arriva da qui a lì. Hai finito immediatamente, invece devi cominciare proprio a cercare, no, delle caratteristiche, delle atmosfere, no? Anche le atmosfere che vuoi dare al tuo mondo hanno un significato importante.
Un'altra cosa divertente, scusami Rox, spesso è associare magari un personaggio animale che dovete fare a un personaggio famoso di cui potete avere molte informazioni. Per esempio, non so, dovete fare una volpe, un personaggio furbo, provate a pensare a un attore che secondo voi ha interpretato magistralmente un personaggio di quel tipo. Allora andate a riguardarvelo, guardate il film, cogliete quel... perché ripeto, è sempre un lavoro anche da attori il nostro, ma spesso noi non siamo nati attori e non lo siamo di mestiere, quindi affidiamoci anche al... dobbiamo soprattutto acuire il nostro spirito di osservazione più che essere bravi attori noi, quindi andiamo a vedere un bravo attore che ha interpretato un personaggio furbo, guardiamo che tipo di sguardi utilizza e appunto in quale atmosfera si svolge il film, cerchiamo di riprodurla in un altro mondo, in un mondo più legato a quello che ci è stato chiesto, se è una cosa su commissione o se è semplicemente un nostro progetto. Però ci sono molte cose da cui attingere ed è importante imparare che ci sono molte cose, perché spesso anche questo si ricade un po' nella marasma dei social, nell'andare a vedere sempre su Pinterest o sempre su Instagram, ma c'è un mondo là fuori di persone da osservare. Ci sono musei bellissimi con grandi pittori ai quali poi, se andate a grattare, scoprite che si sono ispirati tutti. Quindi è importante anche, e io me lo assumo sempre come ruolo, mettervi un po' di pepe, no? Mettervi la voglia di andare a vedere cose che magari non avevate pensato, non conoscevate, anche per questioni generazionali. E secondo me fa parte del bagaglio di un buon character designer conoscere più cose possibili, ma prendere spunto persino, non so, dal Premier Conte che fa la sua rassegna stampa, insomma, la sua conferenza stampa, può diventare un fantastico character, senza per forza fare un character che è una caricatura, attenzione, sono due cose completamente diverse, però cogliere alcune sfumature di personalità delle persone è utilissimo, quindi non fossilizzatevi nel copiare qualcosa di già fatto e di confezionato, ma cercate di imparare voi come confezionare bene qualcosa, e questo noi cerchiamo molto di stimolarlo, so che è una cosa che anche Rox dice molto di fare. Sì, beh, del resto esempio praticissimo Shrek, il ciucchino è di Murphy. Shrek e John Legov, Fiona e Cameron Diaz, cioè nascono comunque su dei personaggi, le caratteristiche di quei personaggi permettono, ecco, vedete, le caratteristiche di quei personaggi permettono il gatto e Banderas, e sembrerà strano, però poi lo ritrovi, se guardi Ciucchino lo vedi il sorriso di Eddie Murphy, il suo modo spontaneo, spigliato, scherzoso di rapportarsi alle cose. E c'è dietro uno studio di questo genere, quindi lo diceva Stefania, è correttissimo. Alle volte anche pensare proprio di fare il regista del proprio mondo, no? E quindi di affidare l'incarico a attori famosi, e quindi ti scarichi le immagini degli attori famosi e cominci a cogliere l'aspetto espressivo, la lunghezza del naso, il movimento, la forma del collo, del tronco, e sono tutti elementi che aiutano tantissimo. Assolutamente. È sicuramente un lavoro di grande... ha tante sfaccettature, è molto ampio, è molto ricco di cose, di particolari, di dettagli, è molto divertente, ma è molto faticoso. Questo sicuramente è un lavoro di... un po' quello che dicevamo anche stamattina, questo è uno di quei lavori dove gli orari di fatto sono... è più il lavoro che... prende te che tu il lavoro, nel senso che poi puoi stare davvero tante ore senza alle volte neanche rendertene conto, no? Se alle volte alzi gli occhi e scopri che sono le 9:20 di sera e dici, quando è che mi ci sono messo al tavolo? Perché la giornata è passata, ed è passata proprio perché ti immergi in un mondo che ti prende da tutti i punti di vista. Sì, è proprio così, e a volte... è anche importante saper capire, se si lavora su commissione, che cosa vuole la committenza. Non sempre è chiaro, non sempre incontra il nostro gusto, quindi anche qui c'è sempre un discorso di capacità e di spirito di adattamento che ognuno può decidere di avere più o meno. C'è anche chi sceglie di non muoversi tanto dal proprio stile, chi invece
nel caso dell'animazione è quasi un obbligo imparare ad adattarsi a più stili, perché è difficile che vi venga chiesto di lavorare su personaggi vostri come animatore, come creatore dei character ovviamente siete voi a decidere, ma come animatore no. E io nella fattispecie mi sono trovata ad animare personaggi molto molto diversi tra loro, quindi è importante adattarsi, è importante anche quando si crea, perché se la committenza mi ha chiesto tutta una serie di requisiti del personaggio, io non posso ignorarli e devo essere disposta anche a rivedere tutto quello che ho fatto. Magari arrivo con 5 character bellissimi che ho studiato giorno e notte, arrivo lì e scopro che non c'eravamo proprio capiti. E quindi bisogna sempre avere degli appigli, qualcosa a cui attaccarsi, per cui non crollare anche emotivamente e ripescare subito qualcosa di nuovo, di fresco da proporre. È importante, e questo fa parte del bagaglio professionale di chi fa questo lavoro, perché, ripeto, non basta solo saper avere una buona mano e saper disegnare, bisogna anche riuscire ad affrontare le sfide in modo professionale, senza perdere facilmente le staffe o l'orientamento, ecco. Quindi noi cerchiamo sempre nel nostro corso di darvi più possibilità. Il fatto stesso che siamo diversi insegnanti aiuta anche i ragazzi a capire che appunto ci possono essere strade diverse di affrontare lo stesso tema. Io e Rox abbiamo due stili sicuramente diversi, poi ovvio le basi sono le stesse, ma è anche una sfida per noi far vedere dei punti di vista diversi ai ragazzi, e quindi pensiamo che questo offra ancora più opportunità a loro di crescere, di confrontarsi. Ah, tra l'altro io non ho mai fatto character, cioè non ho mai fatto animazione, quindi io sono un illustratore, quindi chiaramente il percorso che poi ha preso ste è un percorso differente, che richiede delle specifiche differenti dal punto di vista della struttura, un po' quello che dicevamo prima, no? Quindi il lavorare in team, dividere il lavoro in parti e tutte le parti devono poi alla fine, una volta messe insieme, funzionare in un certo modo. E in più ci sono anche i rapporti, lei ad esempio ha lavorato su diverse cose e io ho sempre pensato che le cose più sono semplici più sono difficili, nel senso quando abbiamo un personaggio molto semplice, molto lineare, magari con una gamma di movimenti limitata o di espressioni limitate, non c'è il panneggio ad esempio, ci sono anche delle situazioni in cui il personaggio è talmente semplice che non c'è il panneggio, diventa un pochino più complicato riuscire a trasferire tutte le varie caratteristiche, e lì arriva in campo la bravura vera, no? Quella comunque di riuscire a muovere con pochi elementi delle cose che se ho 30 pieghe o una ampia capacità dinamica su cui lavorare, sicuramente è un pochino più semplice, no? Stesse, non so se dico una cosa. Certo. Devo dire che c'è un equilibrio da cercare nell'animazione, perché il personaggio esageratamente semplice risulta veramente complicato da gestire, così come il personaggio troppo ricco, perché poi animare, considerate che ogni linea va comunque intercalata e quindi se ci sono troppe linee non va bene. Quindi spesso dei personaggi che io adoro vedere nei fumetti, ad esempio Marvel, che so benissimo che poi se dovessero essere animati avrebbero bisogno di una repulisti generale, soprattutto in 2D, in 3D si può fare molto di più, però è affascinante anche questo, cercare sempre di trovare il modo per non snaturare il personaggio ma per renderlo animabile, e anche questo tipo di passaggio è una cosa che io sfido sempre i ragazzi a fare, quindi trasformare un personaggio già esistente in qualcosa di animabile, perché molte volte chi l'ha creato non l'ha pensato per vederlo da tutti i punti di vista, e quindi bisogna trovare il modo di invece inventare dei punti di vista che non esistono ancora di quel personaggio. Quindi lavoriamo spesso anche su questo. Ma direi che c'è tantissimo da fare, il corso è molto, abbiamo visto che è molto stimolante anche per noi, perché poi anche i ragazzi stessi hanno delle loro proposte, delle loro cose da farci vedere, quindi è sempre bello vedere come
ci sia una crescita anche, io non so se hai notato anche tu, Rox, veramente rapida. Io ho visto arrivare i ragazzi e nel giro di poco ho notato un cambiamento in loro, quindi sono contenta di questo, perché si vede che tutto quello che diciamo, insomma, serve. Questa è una bella soddisfazione anche per noi. Assolutamente sì, è una cosa fondamentale, e la crescita è veramente rapida, soprattutto se uno è mosso dalla cosa fondamentale, cioè la passione. Se la cosa ti appassiona e ti rapisce, non ti lascia più. Quindi continui a nutrirti di cose e cresci velocissimo, La crescita è molto rapida. Scusate, mi dispiace un po' interrompervi, ma è una chiacchierata molto interessante, ma purtroppo, diciamo, abbiamo poi la live successiva e quindi dobbiamo concludere. Certo. E niente, vabbè, io, diciamo, da quello che ho potuto vedere, sicuramente, allora, il vostro è un lavoro impegnativo, ma per altri aspetti molto anche divertente ed appagante, quindi, diciamo, riuscire a lavorare con la propria passione è qualcosa che non tutti possono fare. E volevo anche aggiungere che per fare questo corso ci va un minimo, diciamo, una conoscenza minima del disegno, perché chiaramente per riuscire a fare questo lavoro sui personaggi ci va un minimo di manualità. Vi ricordo che noi, per chi partisse proprio da zero, proponiamo un corso di disegno base che è centrato sull'anatomia e la prospettiva, e quindi può essere propedeutico a questo corso qui. Se si ha una certa manualità, direi che non c'è bisogno. Certo. Voi avete ancora qualcosa da aggiungere? Possiamo chiudere qui? No, io direi che abbiamo detto tutto. C'è comunque anche, appunto, come abbiamo detto prima, una piccola parte di anatomia anche nel corso di carattere. Questo anche per recuperare un po' delle cose che magari uno ha fatto in corsi scolastici precedenti e non ha più approfondito, e quindi è rimasto un po' lì ad ammuffire, no? Ad arrugginire nell'inattività. Quindi stimoliamo anche questo aspetto, quindi cerchiamo comunque di accompagnarvi in tutte le fasi il più in fretta possibile nel raggiungimento di una miglior conoscenza, perché poi non si finisce mai di costruire, però è un primo passo estremamente divertente ed emozionante lungo il percorso del disegno. Benissimo, allora ci salutiamo qui, grazie mille a tutti e due, siete stati bravissimi. E ricordo a tutti che grazie a te, e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Va bene, vi ricordo che la prossima presentazione è il corso di InDesign base, ci vediamo più tardi, ciao a tutti. Buona giornata, ciao. Buona giornata. Ciao.